Siamo quindi pronti per cominciare. Ecco l'ingresso in gara delle macchine. Volume alle stelle. Abbiamo finito esattamente la stessa macchina. In questo momento dovremo seguire la nostra parte. Partenza perfetta, lo supera istantaneamente Marco Box. Ecco, sono esattamente alla pari. Adesso però Anel è riuscito in qualche modo a prendere la curva meglio, non va a sbattere. Va a sbattere sulla destra effettivamente, ma e quindi a questo punto Box riesce ad andare in vantaggio. Box in vantaggio, Alan deve assolutamente riprenderlo. Forza Alan, si sta provando, rettilineo, prende la curva benissimo, forse guadagna qualche metro, no, sono entrambi perfetti. Ricordiamo che Alan sta usando il volante mentre Box è in controller. Ecco, quindi le curve sono sempre tutte prese in maniera più perfetta, ci sarà una centinaia di metri di distanza l'uno dall'altro, però non sembra esistere Alan. Ecco, prende la curva sicuramente meglio in questo caso, ecco, si sta avvicinando, è pronto all'attacco, solo 20 centesimi di secondo l'uno dall'altro. Ricordiamo che c'è Ghost Car, ossia non c'è collisione tra le macchine, quindi possono oltrepassare, di fatto cerca di oltrepassarlo, è più veloce, lo sta per sorpassare la curva, no, prende meglio la curva sicuramente Fox. Adesso andiamo finalmente su Fox, primo in questo momento, il visuale è diverso per lui, ma in questo momento però non possiamo ovviamente vedere a che punto si Alan, ma sappiamo che dietro di lui è Fox, prende le curve con una precisione veramente chirurgica, va detto, curva sinistra, perfetto, non so nemmeno se sta usando il freno. Vedo che le marce sono costantemente ai massimi livelli di giri, l'avversario Alan è sempre dietro di lui, sono 15 secondi però, 15 centesimi di secondo, scusate, il svantaggio ce l'ho superato, no, scusate, stiamo cambiando nuovamente la telecamera, però adesso finalmente potrebbe superarlo Alan, vai Alan, è lì, non capiamo se riesce a superarlo, no, è sempre qui sulla destra, pochi centesimi di secondo, riesce a superarlo adesso. Sono esattamente alla pari adesso, sì, l'ha superato, è lui davanti. Dopo un giro e mezzo di al secondo posto è finalmente pronto a scendere il gol di leader, pur presa benissimo anche se ha battuto un paolo della luce. E per questo segniamo Fox al secondo posto, attualmente 26 centesimi di secondo, sono sempre lì comunque, sono sempre precisi entrambi. Le curve sono prese tutte con una precisione che io davvero non penso di aver mai visto, tuttavia sarà per questo che chiamano Wolf e Dagen, che sarà un primo. Attenzione, è uscito benissimo dalla curva Fox, ma peccato perché la situazione di Alan alla seconda curva è stata sicuramente migliore e riesce quindi a ritornare al primo posto con 7 soldi 20 di secondo. Attendiamo il primo intervento possibile. Sono 5 giri, siamo al secondo giro, 2 minuti 58 dall'inizio, quasi 3 minuti, e adesso abbiamo sorpassato il giro di 3 minuti, ecco che si finisce in questo momento il secondo giro, 1 minuto e 29,83 per il secondo classificato attualmente, sia Fox, 30 centesimi di svantaggio per lui, continuiamo a seguirlo, le curve sono sempre prese bene, un po' scura forse la camera. Attenzione, la traiettoria è sicuramente diversa, mentre Alan ha cercato di accentrarsi successivamente la curva, invece Fox è rimasto costantemente sulla traiettoria. Però sembra che la traiettoria di Alan sia la migliore, visto che attualmente sempre in vantaggio e il suo vantaggio sta aumentando di volta in volta. Secondo, ecco, ho giusto parlato e detto che è riuscito ad avvicinarsi un po' di più, no, è stato più che altro un effetto ottico, anzi. E più lontano del solito, quasi un secondo adesso, quasi un secondo di svantaggio, assolutamente Fox deve riprendere perché non riusciamo nemmeno più a vedere, è così, adesso iniziamo a seguire il primo giocatore, ossia è molto lontano, attualmente Fox non abbiamo neanche la mappetta per sapere dove esattamente si trovi il suo avversario, comunque seguiamo le sue curve come sempre perfette, perché vedete una semi derapata, non so nemmeno che tipo di freno ha pensato, se freno a mano o freno normale, ma non pensavo veramente, sembrava una continuazione. Ecco, si è avvicinato forse un pochino questa volta, 1 minuto e 30 per il quarto giro, un secondo e 16 di svantaggio, deve assolutamente recuperare l'ultimo giro
l'ultimo giro, attenzione, non riesce a vedere nemmeno il suo avversario, lo vede soltanto prima della curva, dopodiché scompare dal suo monitor. Deve assolutamente recuperare Fox. Fox finisce la prima partita, finisce anche la seconda, o meglio, dovrei dire ha raggiunto il gioco per la partita, visto che la sua questa la prima partita. Ma non farò il tipo per nessuno. Comunque, vantaggio assolutamente netto adesso, hanno almeno secondo me 2 secondi di vantaggio. Se non si inventa qualche cosa, se invece Alan non sbaglia qualche cosa, direi che la partita comincia a farsi veramente, veramente. 3 secondi di svantaggio, 3 secondi è veramente troppo. Quindi Fox è ormai fuori dai giochi, almeno a mio parere manca poco a finire il giro. E infatti andiamo adesso a seguire Alan che si presta a vincere questo suo primo match. Eccolo, sta andando verso il traguardo, non sappiamo esattamente dove, comunque si è abbastanza tranquillo nella sua gara. Vedete le curve ormai che prende per un percorso di video, questa cosa si sta curva di prima, quella qui dicevo sembra una cosina accelerata, quando evidentemente invece sta davvero tanto. Stiamo quasi al punto, siamo per arrivare al traguardo, manca pochissimo dal traguardo e va a vincere. No, allora evidentemente sbagliato e non era l'ultimo giro, era il penultimo. 4 secondi comunque di vantaggio, 3 secondi 68, è un po' tantissimo. Niente, continuiamo sempre a seguire il nostro Alan in assoluto vantaggio, perché forse non sappiamo neanche più dove sia, tanto ovviamente la macchina per dimostrarci dov'è. Attenzione nello sbattere, la telecamera ovviamente adesso si è spostata su Fox dal secondo posto. Vediamo se riuscirà a recuperare dopo questo di Alan, ma non penso. Per recuperare 3 secondi e 50 sicuramente troppo. Prende però la curva molto bene, è stato attaccato, perché comunque in primi 2 giri, anzitutto 1,5, Fox è stato in vantaggio sempre praticamente più 20 secondi, mentre Megane sembrava arrancare, quando poi dal secondo giro in poi è cominciato il Alan con il suo volante, ma che sempre avanti non ha mai fatto un errore, a parte che poco fa sta meritando assolutamente la vittoria. Però vedo che un pochino cerca di avvicinarsi, forse è sicuramente più difficile, sicuramente è più alla fine questo primo giro. Sono 262 metri di svantaggio, 240 adesso, 250, troppo, assolutamente troppo. Se non c'è un errore da parte di Alan, la vittoria è sua. Infatti il traguardo è vista per arrivare, va a vincere Alan, vittoria quindi del russo.